sono stra indecisa, ma penso che aprirò il calendario dell'avvento di NYX. Allora, il calendario dell'avvento di NYX io me lo aspettavo tipo super, giuro, elegante, perché pensavo fosse, insomma, in questo tema comunque sì, va bene, brillantino e tutto, ma aprendolo è tipo una pacchianata assurda. Carino, però. Oh, ok, tra l'altro le caselline partono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e via discorrendo, quindi la caselina numero 1 dovrebbe essere qua. Aspettate, prima che veramente mi distruggo le unghie. Allora, pinzetto. Wow! Allora, non penso che sia una versione grande, penso che sia una taglia piccola, cioè, perché, non lo so sinceramente, io non ho mai avuto rossetti di NYX, perché non lo so, NYX non l'ho mai comprato, però ho detto, beh, prendiamo il calendario dell'avvento, almeno è un buon modo per... Ok, allora, vi stavo facendo vedere il calendario di NYX quando mi sono stufata la registrazione, non so perché. Comunque, nella caselina numero 1 abbiamo trovato un rossettino di NYX che è appena volato. Nella colorazione appunto Perfect Red, ed è questo che è tra l'altro tipo uguale, solo cioè le mie unghie sono lucide, mentre questo è opaco ed è veramente una figata assurda, è veramente bello. Peccato che io i rossi non è che li metta tantissimo, perché avendo già le labbra comunque belle carnose, diciamo che a volte tendo a evitare rossetti molto che accentuino, le accentuino ancora di più. Comunque, insomma, devo dire che mi piace molto. Bene, andiamo avanti. Direi di aprire. Dai, apriamo Revolution, che sono super curiosa. Allora, vediamo un pochino. Allora, prendiamo la casella numero 1, che è questa, piccolina, ma si dice solitamente che nella botte piccola c'è vino buono, quindi apriamo e vediamo. Allora, anche qua vado di pinzetta. Vediamo un po' se riesco ad aprirlo. Ok, vediamo. Questo è un lip gloss. Dai, mi piace, mi piace. Allora, questo qui è un lip gloss nude, molto brillantinato. Nella correzione Adore. Che figo, mi piace un sacco, guardate. E anche questa è una full size, immagino. Bello, bello, mi piace molto, devo dire la verità, è molto molto figo. Che ne dite? Ovviamente se a voi piacciono, se non vi piacciono, scrivetemelo qua sotto nei commenti, così almeno vi faccio un po'... Sono triste perché ho gli ultimi calendari da aprire e poi ci dobbiamo rivedere domani mattina con i calendari. Comunque, per ora tutto quello che ho trovato mi piace moltissimo, forse tranne... cos'è che non mi era piaciuto molto? Ah sì, la lima per le mani, per le unghie, però direi di andare ad aprire questo, che è quello di Makeup Obsession. Vediamo un po'. Tra l'altro è veramente, veramente bellissimo. A me piace un sacco. E arrivano fino al 25, quindi cosa molto positiva. E prendiamo la casellina 1, che riesco ad aprire. Troviamo questo blush. Allora, forse non è sui toni, non è molto sui toni che piacciono a me, nel senso che sì, questi toni un po' rosati non è che, cioè pescati non mi fanno impazzire, sono troppa bambolina, mi piacciono più quelli tipo nude, però devo dire che non mi dispiace, mi piace, dai.
Non mi fa impazzire, ma non mi dispiace. Forse solo perché non è proprio del mio, diciamo, non colore preferito, però non è la mia tonalità preferita. Però dai, non è niente male. E poi dai, apriamo gli ultimi due, che sono... Questo è caduto per te. Allora, che sono il calendario dell'avvento di Douglas. Ta-da! E ha tre scompartimenti. Allora, qui... Ah, ok, è proprio qua. Il numero uno è qua. Poi mi partono i cassetti, sono sottinta. E il numero uno è questo. Muniamoci di pinzetta. Ok, questo è un mascara, ma ho aperto l'uno. Ah, beh, sì, quello. Questo qua è un mascara, vediamo com'è. Vediamo un po'. Bene, mi serviva un mascara nuovo. Sa di colla, però è molto buono. Ci piace, ci piace, ci piace. Ultimo calendario, ma ho grandi aspettative. E poi durante il vlog vedrete anche l'altro. E parliamo di Zalando Beauty. Allora, questo calendario mi è costato un rene, però l'ho voluto prendere. E cerchiamo la casellina 1. Questo mi piace un sacco perché viene fuori con a cassetti. E la casellina 1 è questa. È vuota, non c'è nulla dentro. Vediamo un po'. No, dai, sembra non esserci nulla. Che fighi! Sono tutti incartati. Allora, questo qua, sapete che penso che sia... Sì, un'altra youtuber l'avrebbe aperto con la pinzetta o una cordicina, ma voglio dire, non siamo a quei livelli. Allora, questo qua dovrebbe essere un primer. Ah no, un fissante. Questo è un fissante per le sopracciglia di NYX. Dai, mi piace, questo mi piace un sacco. Ora lo rincarto e lo lascio lì. No, mi piace veramente un sacco. Wow, wow, ci piace. A voi piace, ragazza? Ma sì. Cioè, tra l'altro, oltre ad aver trovato... Quindi oggi abbiamo trovato due cose di NYX, in poche parole. Ci hai stupiti, Zalando. Zalando, ci hai stupiti. Tra l'altro non so il prezzo effettivo di questo fissante per le sopracciglia. Quindi se lo sapete, fatemelo sapere qua sotto. Comunque, niente, ragazze, finalmente... Anzi, no, purtroppo ho finito di aprire i calendari dell'avvento per oggi. Però ho una ventina di cose nuove da provare, quindi direi top. E niente, noi ci vediamo tra poco. Io adesso vado a fare colazione perché non ce la faccio più e a registrare il mio vlogmas. Quindi un bacio. Ciao ragazze, a domani!